dagli agri detersivi interamente realizzati con prodotti dell'orto per non inquinare, agli ecofunghi coltivati sui fondi di caffè. Sono solo due esempi di come tanti agricoltori italiani, spinti anche dalla crisi, abbiano diversificato la produzione tradizionale e puntato sulla sostenibilità, tanto che Coldiretti ne ha fatto una mostra per Padiglione Italia Expo 2015. Silvia Bosco di Coldiretti Terra Nostra. Da nord a sud i nostri imprenditori hanno cercato in qualche modo di combattere la crisi con delle idee che sono assolutamente che vogliamo portare alla vostra conoscenza. Allora, due nostri imprenditori lucani hanno trasformato vincoli in opportunità, cioè tutto quello che troviamo nelle nostre case come i fondi del caffè sono stati analizzati, studiati con analisi sensoriali e sono diventati un humus buonissimo per la coltivazione dei funghi assolutamente commestibili. La mostra è stata allestita nella parte meridionale del Cardo, sul lato opposto all'albero della vita, rimarrà aperta per tutta la settimana della biodiversità, che si concluderà nella giornata mondiale del 22 maggio.